Voi donne siete pesanti, veramente. No, ma mia moglie in casa adesso comincia a rompermi le palle. Ma lo senti che fa più freddo in casa che fuori? Stai in balcone, stai là! Dormi là, stai là! Una roba che mi stressa, il nostro rapporto è il telefonino. Continua a avere in mano il telefonino, gira per la casa così. Le cover delle donne. C'ha un orsacchiotto così, un telefono piccolino lì in mezzo col ditino. Il Duomo, un giorno ha comprato il Duomo, proprio il Duomo, quello vero, ha messo il telefono lì in mezzo. Poi c'ha la cover glitterata. Quando la prendi in mano ti rimangono tutte i brillantini sulle mani. Torni a casa, ciao amore. Con chi sei stato? È la tua cover che mi lascia le... Ma scusa, è successo a tutti. La chiami, cade la linea, richiami, occupato. Ti ho spiegato che se ti ho chiamato io, ti richiamo io. Cosa continui a chiamarmi? Mentre cammini nei due secondi senti la vibrazione. Ti ha chiamato mia moglie, lo so, mi ha chiamato mia moglie. Continua a richiamarmi. Allora gli ho insegnato anche il cinese, perché non me l'ha spiegato il presidente dell'Inter, come si dice. Mi ha detto... Gli ho detto, oggi ti sei dato, ti chiamo io, così, FaceTime, vuole vedere dove sono, ogni due minuti, se il FaceTime fa quel rumore, ti spacca il cervello. Dove sei? Sto facendo la c***a, fammi vedere, guarda, guarda. È l'unica soluzione. FaceTime poi è un servizio, che in realtà non è un servizio. Mentre parli si cripta, se... ti rimane l'immagine così per un quarto comincio, dove sei? Ti stavo dicendo, vuoi sapere cosa mi ha detto se mi ha chiamato l'immagine fosse criptata? WhatsApp, odio WhatsApp. Una volta ti mandavano i messaggi, un intero, dove ti spiegavano quello che volevano dire, in un messaggio solo. Adesso per dirti, ci vediamo domani alle 11. Ogni due minuti ti stavo dicendo che i romani e i fenici, ma tra culo. Guarda, c'è il T9. Adesso c'è l'utilizzo del T9. Mi ama col T9, c'ha 82 anni, c'ha dei problemi. Gli hanno rifatto a casa il controsoffitto in cartongesso. Il muratore continuava a chiamarla. Signora, cosa devo fare? Lei non sapeva cosa rispondere. Andrea, cosa gli dico al muratore? Scrivigli, mamma, il messaggio. Dica, guardi che per il disturbo paga mio figlio. Lei ha sbagliato, ha scritto, figa, guardi che per il disturbo la paga mio figlio. Mi chiama il muratore di Bergamo. Pucci, grandissimo. Grazie, allora la figa la paga lei. Non mi interessa il controgesso. Aspetta, poi su WhatsApp c'è un'applicazione che tu schiacci, puoi mandare il messaggio vocale, comodissimo, solo che non puoi né risentirlo né cancellarlo. Un giorno mi ha chiamato un presidente di un'azienda molto importante, che per privacy non posso dirvi chi è, ci siamo messi d'accordo sull'evento, io ero molto grato di questa cosa e volevo mandargli un messaggio dalla macchina. Carissimo presidente, passa una macchina, mi taglia la strada, io va. Il giorno dopo mi chiama il presidente, carissimo Pucci, volevo dirle che ci va lei, era il presidente. No, poi il telefonino, c'è la rincorsa per avere sempre l'ultimo modello. L'altro giorno ero in un negozio, volevo comprare un modello, davanti a me c'era un cliente, è andato dall'impiegato, gli fa, buongiorno, sa, vorrei regalare un telefonino a una ragazza, Pixel 19, fotocamera 4,5, come adesso mi fa, ma sogno, qual è l'obiettivo? Vorrei c***arla questa qua, cioè questo lo... Poi allora, ho comprato un telefonino, mi spiega tutto, mi fa 890 euro, bene, esco, sto per accenderlo, non parte, rientro, dico, scusi, guardi che non si accende. Ma questo è il modello vecchio. Ma l'ho preso un secondo fa, cazzo! Immediatamente sono 64.000 nuovi modelli. Il selfie delle donne, quando ci rifacevano gli uomini, oh bello zio, frate, boccaccia, finito. Le donne, madonna, chiama Coppola, Coppola, trucco, parrucco. 19.000 selfie, continuano a girare la telecamera, mi viene da vomitare. Poi siamo condizionati dai codici con i telefoni. Sempre mi amo, 82 anni. L'altro giorno mi ha chiamato e fa, amore, sono a casa con la schiena bloccata. Gli ho detto, sì mamma, ma se non mi dai il PIN, non riesco a sbloccartela.